È un'iniziativa molto importante perché ci permetterà come ufficio di essere operativi, rispondere alle esigenze concrete all'interno dei carceri. Faccio un esempio veloce, ad esempio prima per un ristretto nella nostra regione per conferire col sottoscritto aveva bisogno di fare una domanda, andare al foglio matricolare, poi protocollarlo, fare la richiesta, arrivare poi la richiesta al sottoscritto e poi magari o in tempo non Covid io mi recavo in carcere oppure con le videochiamate. Oggi questo l'abbiamo eliminato, abbiamo creato un link veloce, flessibile in cui il ristretto gratuitamente chiama questo numero verde e può conferire direttamente col sottoscritto, col mio ufficio. È importante perché noi, la nostra finalità qual è? Quella non solo di dare servizi e garantire la Costituzione, il diritto costituzionale all'interno anche del carcere, ma soprattutto aiutarlo nei percorsi di riabilitazione sociale, cosa molto importante che è una delle mie prerogative del mio mandato. E noi siamo qui a rappresentarlo per la prima volta in Italia, ma è un'idea che deve essere, spero, condivisa da altri miei colleghi con cui siamo ovviamente in collegamento per poter portare questa esperienza, che è una beta versione a livello nazionale, in tutta Italia, cosa molto importante.